Allora, buongiorno a tutti. Io riprenderò dalle ultime slide che ha presentato il dottor Mancini proprio per cominciare poi ad entrare nel merito del questionario, partendo dal modello per le unità istituzionali. Le caratteristiche appunto della rilevazione già accennato il dottor Mancini, quindi sapete bene appunto che non, la particolarità di questa rilevazione è il fatto che non è prevista la presenza appunto dei rilevatori, che la compilazione e restituzione dei questionari avviene esclusivamente via web e è previsto appunto una gestione e un monitoraggio continuo dell'attività di rilevazione. Per questo sappiamo bene appunto i risultati di cui vi parlava poco fa il dottor Mancini. La particolarità di questo questionario è un questionario appunto piuttosto articolato, in quanto si divide sostanzialmente in due modelli. Su questo mi devo necessariamente soffermare proprio in relazione agli esiti che abbiamo registrato sin qui della rilevazione. I modelli sono il modello per l'unità istituzionale e il modello per le unità locali. Tutte le istituzioni sono tenute a compilare questi due modelli, anche le istituzioni unilocalizzate. Per molti di voi potrà sembrare una cosa abbastanza banale, però dalle istituzioni che ci arrivano ci rendiamo conto che molte istituzioni non hanno ben compreso il fatto che sono tenute a compilare non soltanto il modello per l'unità istituzionale, ma anche quello per le unità locali. Quindi anche l'istituzione che ha una sola sede, e in quella sede chiaramente vi è l'unità istituzionale, quindi anche questa istituzione è tenuta a compilare il modello per le unità locali, cioè quindi deve compilare in questo caso un modello per le unità locali, in particolare il modello relativo all'unità locale che è sede unica dell'istituzione. Naturalmente l'istituzione plurilocalizzata sarà tenuta a compilare il modello per l'UL per l'unità locale in cui ha sede appunto alla sede centrale dell'istituzione, così come per tutte le altre unità locali ad essa afferenti. Quindi questo è un punto nodale perché molte istituzioni a noi risultano ancora non aver chiuso diciamo, entrambi i questionari, quindi sostanzialmente non è chiusa la rilevazione perché non hanno restituito il modello per le unità locali. Vi dico anche come avete sicuramente verificato che molte delle informazioni che sono contenute, diciamo, nel modello per le unità locali sono anche presenti nel modello unità istituzionali. Questo l'abbiamo fatto perché, per le istituzioni plurilocalizzate, perché in molti casi le unità locali svolgono attività molto diverse, quindi hanno una dotazione in termini anche di ICT che utilizzano diverse. Noi vorremmo riuscire a capire esattamente cosa viene fatto, come viene svolta l'attività nelle diverse unità locali di afferenza dell'istituzione. Quindi concettualmente questa slide soltanto per rimarcare ancora una volta questo aspetto che è il questionario perché sia restituito anche per le unità unilocalizzate, è bisogno che venga consegnato, vengano compilati e restituiti i due modelli. Naturalmente per quelle plurilocalizzate questo modello per le unità locali andrà compilato tante volte, cioè per ognuna delle unità locali dell'istituzione, compresa l'unità locale che sede, appunto, in quel caso sede principale dell'istituzione. Adesso ripercorro diciamo, alcune cose appunto, per quanto riguarda il modello delle unità istituzionali, per poi arrivare tra pochi minuti, entriamo proprio nel questionario, quindi lo ripercorriamo i punti anche più, credo che sia anche più rilevanti. Entrambi i modelli presentano una. Entrambi i modelli presentano una parte di anagrafica iniziale, quindi quella non credo assolutamente che ci siano problemi, cioè i dati identificativi, lo stato di attività, l'attività economica e
Quindi prima la parte anagrafica e poi diciamo una serie di informazioni sull'attività dell'istituzione, quindi l'attività economica, e poi l'impegno sulle risorse umane. Quindi ci sarà in entrambi i modelli c'è una sezione piuttosto rilevante sulla parte delle risorse umane. Poi la dotazione e uso di strumenti di ICT. Per comunicare con l'utenza e la rilevazione e diffusione di informazioni sulla soddisfazione degli utenti. Per quanto riguarda i servizi, che è una parte rilevante perché obiettivo di questa rilevazione è cercare anche di capire quali sono i servizi che vengono erogati, con che modalità vengono erogati dalle istituzioni pubbliche. E su questa parte mi soffermerò appunto quando presento tra pochi minuti appunto il questionario, perché il quesito cruciale per poter lanciare appunto e poi procedere nella compilazione della parte relativa ai servizi è un quesito che riguarda i compiti che vengono svolti dall'istituzione. Se compiti di funzionamento, compiti di coordinamento, di indirizzo e coordinamento, compiti istituzionali. Nella parte dei servizi è indicato nel questionario che, diciamo che occorre diciamo indicare 5 servizi più rilevanti. Naturalmente per quelle unità, per quelle istituzioni, quindi per quelle unità locali nelle quali non vengono svolti fino a 5 servizi, ne indico di meno. Noi abbiamo dato l'indicazione oltre la quale non possono essere indicati, cioè devono essere indicati sino a un massimo di 5 servizi. Naturalmente per quell'istituzione che eroga un numero di servizi decisamente rilevante, decisamente numeroso, scusate, e va fatta una selezione all'interno di questi servizi che eroga, e questa selezione va fatta sulla base appunto dei criteri che mi dirò tra poco. Il modello appunto per le unità locali che appunto tutte le istituzioni sono tenute a compilare si articola in appunto una prima parte anagrafica, una parte sulle risorse umane, parte dedicata all'amministrazione sostenibile. Quindi sistemi di gestione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, forme di rendicontazione delle attività, criteri di valutazione della sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto pubblico. La parte poi volta alla dotazione e uso di ICT, per chiudere sulla parte relativa ai servizi, e qualora nell'unità locale vengano erogati servizi. Servizi su richiesta dei singoli utenti, l'istituzione è tenuta a compilare anche un'ulteriore scheda, la scheda del profilo del servizio, quindi informazioni, in realtà non sono molti quesiti, però informazioni più di dettaglio sulle modalità di erogazione del servizio. Adesso devo entrare appunto volevo entrare nel questionario. Uno, non trovo, ok, questo, scusi, uno. Allora, qui come vedete vi è il modello per le unità istituzionali. Abbiamo visto prima, si divide in queste sezioni, cioè la sezione volta a identificare l'unità istituzionale. Quella sulle risorse umane è divisa in due sottosezioni, sostanzialmente, questo per consentire un miglior rallentamento della piattaforma del sistema di caricamento delle informazioni, perché la parte sulle risorse umane è la parte più pesante, diciamo, del questionario. Quindi, dopo l'identificazione unità istituzionale, abbiamo quella sulle risorse umane e amministrazione sostenibile, dotazione e uso ICT, e si chiude con i servizi.
Per scorrere il PDF, questo vale anche per ogni singolo partecipante, sulla destra c'è la barra di scroll. Allora, la prima parte penso appunto non sia necessario appunto soffermarsi, riguarda semplicemente informazioni di natura anagrafica, quindi il quesito 1.1. Quindi informazione anagrafica dell'istituzione. L'istituzione quando entra nel questionario, il questionario sapete, vi abbiamo mandato le credenziali, vi abbiamo mandato il link per accedere al questionario. Ribadisco, vi dico appunto che per accedere al questionario, la prima volta che si accede al questionario vanno utilizzate le credenziali che vi abbiamo comunicato, cioè la username e la password comunicate. Al primo accesso, come di consueto, le istituzioni hanno cambiato o dovranno cambiare la password che è stata comunicata e la sostituiranno con una password personale. Da quel punto in poi potranno accedere, è possibile accedere appunto al questionario via web inserendo la username comunicata e la nuova password personale che è stata modificata dalla singola istituzione. La persona individuata nell'ambito dell'istituzione come incaricato del coordinamento della rilevazione ha il compito di seguire e diciamo, sostanzialmente monitorare lo stato della compilazione da parte dei diversi collaboratori, quindi anche dei referenti di unità locale nominati. Allora, vale a dire che in questa rilevazione questa rilevazione si distingue rispetto alle altre per l'assenza appunto dei rilevatori, come vi dicevo prima, e quindi è molto importante un ruolo diciamo, molto attivo da parte dell'istituzione ed in particolare della la persona individuata nell'ambito dell'istituzione come incaricato del coordinamento della rilevazione. Quindi, tanto più è complessa l'istituzione, vale a dire quanto più numerose sono le unità locali di afferenza dell'istituzione, tanto più sarà complicato questo compito anche delicato da parte dell'incaricato perché dovrà occuparsi di coordinare più persone che sono a loro volta incaricate in qualità di referenti delle singole unità locali, di occuparsi della corretta compilazione del modello per le unità locali. Quindi questa figura ha il compito di coordinare tutte le operazioni, diciamo, censuarie che riguardano la propria istituzione. Quindi, per una restituzione completa e corretta sia del modello per le unità istituzionali che del modello per le unità locali. Allora, questa prima parte, dicevo, riguarda l'anagrafica dell'istituzione e qui vedete in alto a destra compare appunto la dizione codice meccanografico, questo è chiaro che riguarda soltanto le scuole, quindi non riguarda voi questa compilazione del codice meccanografico. Dovete indicare appunto le altre informazioni di natura anagrafica al quesito 1.1. Molte informazioni, sia per coloro appunto, che hanno partecipato alla prima fase della rilevazione, sia per gli altri che sono stati individuati e presenti nella lista precensuaria, troverete presenti una serie di informazioni di natura anagrafica al quesito 1.1. Troverete già compilata il quesito, scusate, troverete già compilata una serie di Parla campi. problemi con la visualizzazione? No, ora è Ah, risolto, ok, grazie. perfetto. Allora,
Troverete appunto alcuni campi, denominazione, appunto, forma giuridica, indirizzo, completo di CAP, comune, telefono, l'email, la PEC, URL. Le informazioni che abbiamo diciamo, acquisito sono state caricate nella piattaforma, quindi voi quando entrate nel questionario troverete una serie di informazioni già compilate. Qualora vi siano intervenuti nel frattempo cambiamenti, per cui ad esempio l'indirizzo è cambiato, ci siano cambiamenti intervenuti di altra natura anche nell'email della sede legale o della PEC, potete benissimo entrare nella maschera diciamo, di compilazione via web e modificare i relativi campi, quindi non c'è problema. E vi anticipo anche, questo lo vedremo anche più avanti, che in alcuni casi abbiamo precaricato anche alcune informazioni che riguardano ad esempio l'attività economica, ma questo non vuol dire che voi siete vincolati a quella descrizione, l'attività economica presente nella piattaforma. Questo vuol dire che se non vi riconoscete, diciamo, in quella descrizione di attività economica, potete intervenire e cambiare l'attività economica. Questo adesso ci torniamo anche più avanti. Il quesito 1.3 ed 1.4 sono relativi alla indicazione dell'informazione sullo stato, diciamo, dell'istituzione pubblica rispettivamente al momento della compilazione e al 31 dicembre 2011. Dove la data di riferimento del censimento è proprio la data del 31 dicembre 2011, però chiediamo anche l'informazione dello stato di economic, dello stato appunto di attività al momento della compilazione, cioè quando materialmente si compila il questionario. Qui non c'è con questa visualizzazione non abbiamo l'interattività, però nell'acquisito 1.4 potete selezionare, ci sono due menu a tendina. Il primo menu però potete indicare lo stato dell'istituzione, cioè se è attiva unilocalizzata, attiva plurilocalizzata, se è cessata, se non è un'istituzione pubblica, ovvero se in questo caso è fuori campo di osservazione. Qualora abbiate indicato che l'istituzione è cessata alla data del 31-12, si apre la possibilità di compilare un ulteriore campo in cui indicare la data di cessazione. Le informazioni al quesito 1.5 riguardano invece l'attività economica. Quindi in questo caso va indicato l'attività economica principale che viene svolta dall'istituzione e le due ulteriori attività secondarie, cioè fino a un massimo di due. Su questa parte, adesso, su questa parte molti di voi hanno richiesto chiarimenti su come compilarla. Allora, l'attività economica, c'è possibilità di caricare appunto l'informazione sull'attività economica principale indicando una descrizione. Se avete difficoltà a indicare appunto questa descrizione, potete avvalervi ovviamente della classificazione economica di Ateco 2007, in cui troverete appunto la descrizione dell'attività economica con i relativi codici. Qualora nel frattempo, qualora appunto non vi ritrovaste in questa descrizione indicata in Ateco 2007, potete indicare una descrizione libera. Certo, questa sarà poi una difficoltà poi a fine censimento di ricondurre ad una classificazione a questa attività economica da voi indicata. Vi è questa la possibilità in quanto proprio per cercare di come dire, catturare eventuali modifiche che sono intervenute diciamo, sulle diverse attività economiche che possono essere materialmente svolte dalle diverse istituzioni, quindi anche per aggiornare i nostri archivi, eventualmente modificare anche la classificazione, quindi integrare la classificazione. Quindi potete indicare appunto una descrizione dell'attività economica principale svolta dall'istituzione.
E poi una fino a un massimo di due attività secondarie in ordine di importanza sulla base dei parametri standard, cioè sul valore aggiunto, sul costo del personale, no? In termini di rilevanza di quell'attività economica svolta dall'istituzione. Con la sezione 2 si apre la parte dedicata alle risorse umane. Vi segnalo che il PDF, che è scaricabile dalla piattaforma, non riproduce fedelmente da questo punto di vista i quesiti sulla, no, squisiti, le tabelle sulle risorse umane, ma è semplicemente un problema di trasposizione. Le informazioni richieste sono le stesse. Per le risorse umane, va fatto riferimento al personale effettivo in servizio, presso, l'istituzione e, sul personale effettivo in servizio e sulle definizioni, trovate tutto il materiale, scaricabile, nella piattaforma. Dove, la piattaforma informatica e dovete fare riferimento a tutto il personale dipendente e non dipendente che svolge attività presso l'istituzione. Quindi, e va fatto riferimento per quanto riguarda il personale dipendente anche alle persone in comando di stacco in entrata, cioè va tenuto conto del personale che in comando e distacco che proviene da altra amministrazione, mentre il personale in uscita che transita dall'istituzione di riferimento ad un'altra istituzione non va indicato tra il personale effettivo in servizio. Qui vanno poi indicate le informazioni relative al personale non dipendente, ovvero sia le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, i lavoratori temporanei e c'è poi una possibilità di inserire altre figure, diciamo, residuali dentro la voce altri lavoratori atipici. Difficoltà a scorrere. Ok, nel questionario troverete anche alcune, nel questionario via web troverete dei pop-up, cioè delle piccole descrizioni di alcune parti, di alcune diciamo, parole chiave diciamo, del questionario e in altri casi troverete sotto la tabella o il quesito, troverete una descrizione sintetica di alcune voci, ad esempio nel caso del personale sotto il quesito e la tabella è indicato che cosa si intende per lavoratori temporanei, quindi lavoratori ad elevato contenuto professionale, lavoratori di concetto e gli operai specializzati, oppure lavoratori non qualificati e gli impiegati d'ordine privi di autonomia decisionale. Questa parte sul personale si articola in questo quesito, diciamo, generale sulle risorse umane che sono complessivamente coinvolte presso l'istituzione e poi a seguire vi sono una serie di altri quesiti in cui le informazioni sulle risorse umane vengono richieste con un maggior livello di dettaglio, per esempio rispetto al titolo di studio posseduto oppure rispetto appunto ad altre informazioni sull'età, ad esempio l'età anagrafica appunto del personale. Quindi questa è una tabella di apertura riepilogativa delle informazioni sul personale, il cui totale ovviamente deve poi coincidere con quello che viene riportato nei quesiti successivi, appunto dove si prendono in dettaglio informazioni diverse che vanno dal coinvolgimento in attività di formazione, informazioni appunto sull'età anagrafica del personale. Nel questionario vengono richieste anche informazioni sui volontari.
Però vi specifico subito, perché questo molti di voi hanno chiesto chiarimenti in proposito, che per quanto riguarda i volontari l'informazione è richiesta soltanto a livello di unità istituzionale. Quindi questo vuol dire che se il personale volontario è impegnato nelle unità locali, siccome la definizione di personale effettivo in servizio non include la definizione il volontario, questa informazione non deve essere levata a livello di unità locale, perché per il modello unità locale viene fatto esclusivamente riferimento al personale effettivo in servizio e non anche al personale volontario. Quindi questo vuol dire che se presso l'istituzione opera personale volontario dislocato in diverse unità locali, il modello per l'unità istituzionale deve raccogliere il complesso dei volontari che sono impegnati nelle diverse unità locali dell'istituzione. E quindi questa informazione va indicato al quesito 2.2, in cui è richiesto appunto indicare se al 31-12-2011 presso l'unità istituzionale hanno prestato servizi volontari. Quindi in questo caso va indicato se sì, e nel caso che la risposta sia no, se la risposta è positiva, va indicato se questi volontari sono presenti in maniera sistematica o saltuaria, quindi rispettivamente va indicato il numero del volontari che prestano attività in modo sistematico o saltuario. E questa informazione non è richiesta anche per il modello unità locali. Le informazioni invece in generale sulle risorse umane sono richieste, ma come dicevo prima, soltanto per il personale effettivo in servizio. Chiaramente non c'è modo di descrivere in dettaglio tutti i questionari. Io mi soffermerò, questo penso sia importante chiarirlo, soltanto su alcuni aspetti diciamo, del modello unità istituzionali. Quando arriveremo al modello unità locali, siccome molti quesiti sono già racchiusi nel modello unità locale, mi soffermerò soltanto su quelle parti che sostanzialmente si differenziano e diciamo, in particolare su quelle che sono un po' più complesse da compilare. Il quesito 2.3 è un quesito sul quale sono arrivate molte richieste di chiarimenti, quindi penso che valga la pena spendere due parole in questo caso, perché il quesito 2.3 si richiede di indicare il personale effettivo in servizio al 31-12-2011 con un incarico di docenza di una struttura a prescindere dal possesso della qualifica dirigente, secondo l'inquadramento giuridico e il genere. Questo quesito. Molti hanno chiesto chiarimenti perché qual è l'obiettivo del quesito? È cercare di capire presso l'istituzione quanto è il personale che svolge un incarico, diciamo, un incarico dirigenza pur non essendo in possesso della qualifica dirigente. Questo vuol dire che in questo quesito, quindi infatti è indicato a parte il discorso del genere, maschi e femmine, però ha indicato dirigenti e non dirigenti. Quindi qui in questo quesito va indicato il personale dirigente, che quindi ha una qualifica dirigente, svolge l'incarico di dirigente, ovvero sia i dirigenti che sono indicati nel quesito 2.1, cioè chiaramente il totale sono gli stessi dei dirigenti indicati al quesito precedente, e poi accanto a questo personale dirigente vanno indicati coloro che svolgono un incarico di dirigenza pur non avendo tale qualifica. E quindi questa è la prima distinzione dirigenti e non dirigenti, e quindi poi va indicato il totale personale dipendente e il personale non dipendente, quindi come complesso del totale del personale in servizio. Quindi il totale che va indicato in questo quesito, diciamo, deve essere uguale o superiore a quello indicato al quesito 2.2. 2.1, scusate. I quesiti successivi, come dicevo prima, diciamo, comanda il quesito generale sulle risorse umane, che è il 2.1, e poi vi sono una serie di quesiti in cui vengono richieste informazioni più di dettaglio su una serie di altre tematiche, ad esempio sull'orario di lavoro, full time, no? Come
come questo, il quesito 2.4. Questo non credo che ci sia bisogno di spendere molte parole, perché si richiede appunto il personale full time e il part time fino al 50% o sopra al 50%. E poi le ultime tre colonne, diciamo, di questa tabella per questo quesito viene richiesto di indicare di quanta parte di questo personale è dedicato prevalentemente all'attività principale, quanto all'attività secondaria o eventualmente attività ausiliaria. Allora, l'attività principale è l'attività che è stata indicata, diciamo, al quesito che abbiamo detto sopra, il quesito 1.5. Quindi qui andrebbe indicato il personale che è coinvolto in maniera prevalente in questa attività principale. Per le attività secondarie, l'istituzione può svolgere in realtà anche più di due attività secondarie, no? Quindi potremmo avere un'istituzione che svolge un'attività economica principale e tre o quattro secondarie. Al quesito precedente è stato possibile indicare soltanto fino a un massimo di due attività secondarie, ma qui viene richiesto di indicare tutto il personale che è dedicato in modo prevalente a tutte le attività secondarie dell'istituzione, quindi potrebbe essere anche il personale che è impegnato nella terza o nella quarta attività secondaria. Attività ausiliare invece è un'attività che l'istituzione svolge, diciamo, attività di supporto alle attività principali o secondarie, e in questo caso va indicato il personale, non il personale che sporadicamente viene coinvolto in questa attività di tipo ausiliario, ma il personale che è impegnato prevalentemente per questa attività di supporto all'attività principale o secondaria dell'istituzione. Dovrei andare ora alla sezione successiva. Okay. Alla sezione successiva. Ho sbagliato. Sezione 3? No, no, ho sbagliato. Ah, ok. Ok, questa è la seconda parte in cui si articola diciamo, la sezione sulle risorse umane. Dicevo, è stato dal punto di vista informatico, si è scelto di dividerle in due sezioni proprio perché è la parte un pochino più complessa, più articolata del questionario, e quindi per consentire un salvataggio e anche a voi un controllo più rapido è stata divisa in due parti. A proposito di questa semplificazione dal punto di vista informatico, stiamo rispondendo, è stata fatta anche una FAQ in proposito, ma mi sembra importante ribadirlo, perché arrivano molte segnalazioni da parte vostra, dei vostri colleghi. Quando compilate le sezioni, dovete passare alla sezione successiva salvando la sezione precedente, ma possono comparire messaggi di errore. Per questi messaggi d'errore, quindi va tornato, quindi nel messaggio d'errore viene segnalato dove emerge il problema, cioè i quesiti in cui vi possono essere dei problemi, si deve tornare, modificare, dopodiché bisogna utilizzare la funzione controlla dati, cioè fare un check delle nuove modifiche che si sono effettuate, e poi il sistema fa un controllo interno e poi non andrà più il messaggio di errore. Se il problema persiste, chiaramente dobbiamo intervenire noi, i nostri colleghi che si occupano della piattaforma informatica. Però questo è importante perché viene fatto un sistema di controllo dei dati dopo che è stato segnalato il messaggio di errore. Quindi va fatta sempre questa procedura per procedere e avere, non, cioè chiudere la sezione, diciamo, di errori rilevati. E qui entriamo sempre siamo nella seconda parte, vi dicevo, sulla sezione dedicata all'informazione sulle risorse umane. E qui al quesito 2.5 vengono richieste anche informazioni sui volontari, in particolare per quanto riguarda il titolo di studio e l'inquadramento. Chiaramente per l'inquadramento giuridico questo riguarda il personale, diciamo, dipendente dell'istituzione.
Le informazioni che vengono richieste sono informazioni, per la verità, anche piuttosto aggregate in merito al titolo di studio, perché le informazioni sono fino al massimo alla licenza elementare, fino al diploma di istruzione secondaria e la laurea o titolo successivo, un corso di specializzazione o un dottorato di ricerca, quindi comunque corsi di specializzazione successivi al conseguimento della laurea. E qui, come vi dicevo prima, sono alcune informazioni appunto per quanto riguarda i volontari, informazioni non presenti sulle unità locali, quindi tutte le informazioni sui volontari vanno fornite esclusivamente a livello di unità istituzionale. Difficoltà a scorrere. Non è così agevole. Allora, scusate, problemi proprio di far scorrere in maniera opportuna. No, devo andare sopra. Devo andare alla parte finale. Scusate, un problema proprio tecnico che risolviamo subito. Allora, per quanto riguarda appunto le informazioni col titolo di studio, vi dicevo al quesito 2.5, trovate in fondo alla tabella una leggenda che cosa si intende per questa descrizione, diciamo, per questa classifica, diciamo, di tipologia di titoli di studio, titolo di studio conseguito, cioè licenza media, diploma di istruzione secondaria, laurea o post laurea. Quindi c'è una descrizione, cioè in tutto il questionario vi sono diversi pop-up, cioè brevi descrizioni di alcune parole che sono cruciali per noi per comprendere il quesito e queste note, brevi note che sono inserite in fondo ad alcuni quesiti. Naturalmente sempre poi a supporto dovete considerare il materiale scaricabile della piattaforma, vale a dire in particolare il glossario, le FAQ che possono essere di supporto qualora troviate dei quesiti, quesiti per voi non risolti. Ora, altre informazioni che vengono richieste sul personale sono quelle appunto per quanto riguarda la classe di età, cioè le stesse informazioni di cui vi ho già parlato, però per classe di età. Quindi fino a 25, quella che trovate nell'acquisito appunto 2.6, e anche qui sono quesiti, non sono molti, ma sono quesiti in cui vengono richieste informazioni accanto al personale effettivo in servizio anche dei volontari. Il quesito 2.7 è un altro aspetto importante di questa parte sulle risorse umane, perché in base alla definizione del personale effettivo in servizio vanno rilevate al quesito 1.1 di cui vi ho già parlato tutto il personale dipendente e non dipendente impegnato presso l'istituzione. Nella definizione di personale effettivo in servizio sono inclusi anche coloro che sono in comando e distacco che provengono da altra amministrazione, vale a dire personale che ha in essere un rapporto di lavoro con un'altra istituzione, ma che prestano attività in base appunto a questo istituto del comando e distacco presso l'istituzione che sta materialmente compilando il questionario. Quindi questo quesito l'istituzione deve indicare il personale in comando e in distacco in relazione ai passaggi, cioè dirigenti o non dirigenti che provengono da altre amministrazioni, quindi in entrata. Quindi non è personale dipendente dell'istituzione, ma personale che presta attività presso l'istituzione. Stessa cosa in uscita, quindi va rilevato sia il personale che entra, diciamo, e svolge attività presso l'istituzione, ma proviene da altre istituzioni e viceversa. Questa con tabella riepilogativa che riprende tutto il personale che transita da un'istituzione all'altra, quindi svolge attività in un'istituzione diversa da quella di appartenenza. E rispetto alla
rispetto alle informazioni che vengono richieste sul personale, cioè dirigente e non dirigente, anche qui sono pervenute, diciamo, dei quesiti da parte delle richieste, anche di chiarimenti rispetto ad alcune istituzioni più complesse che hanno un'articolazione del personale per la quale appunto non sempre si riconoscono in questa distinzione. Siamo consapevoli del fatto che presso le istituzioni diciamo, le qualifiche per quanto riguarda il personale è molto variegata, molto ampia. In un censimento non potevamo tener conto, entrare così in dettaglio di tutte le diverse casistiche e quindi si è scelto di fare un taglio tra posizioni dirigenti e non dirigenti, che sappiamo che in alcuni casi non incontra proprio sempre le vostre aspettative. E comunque questa è la decisione presa sul diciamo, il complesso di personale dirigente rispetto a quello non dirigente, quindi l'istituzione deve indicare questa informazione diciamo, aggregata. L'altra informazione appunto che è importante è sulla parte della formazione. In questo caso il quesito che è posto è: nel corso del 2011 l'istituzione, o meglio l'unità istituzionale, ha formato il proprio personale? Se viene indicato sì, nella parte successiva deve essere specificato quali sono le attività formative che sono state realizzate. Quindi sono indicate una serie di casistiche, tipologie di attività formative che sono state erogate nel corso del 2011, di cui ha usufruito il personale dell'istituzione, e in fondo a questa tabella troverete anche una voce residuale, perché noi abbiamo dato una serie, diciamo, di casistiche, tipologie di attività formative, però presso l'istituzione è possibile che vengano svolte ulteriori e diverse attività formative. In quel caso dovete indicare semplicemente altra tematica, compilare l'ultima record, diciamo, l'ultimo campo di questa tabella, quindi altra tematica. E per tutte le tipologie formative vanno compilati questi campi: il campo relativo alle ore erogate e il numero dei partecipanti, e poi rispetto al numero dei partecipanti indicare quanti sono i dirigenti che hanno partecipato a questa attività formativa. Ora, rispetto a questo quesito, chiarisco che è tutto il personale effettivo, tutto il personale che è stato coinvolto nel processo formativo, cioè va indicata la formazione che è stata erogata sia al personale dipendente che a quello non dipendente. E va indicato tutti i corsi, tutte le attività formative che sono state rese possibili dalle istituzioni. O anche quando, quindi sia quelle svolte internamente all'istituzione con personale interno o esterno, sia quelle svolte chiaramente, tutte quelle svolte all'esterno. E devono essere indicate anche quelle attività formative che sono state svolte, diciamo, su iniziativa, come dire, individuale, però con una possibilità anche di rimborso successivo al personale che ha scelto e quindi l'istituzione ha autorizzato quel processo formativo, quell'attività formativa. Quindi tutte queste entità vanno rilevate. Certamente altra cosa invece se il personale ha partecipato a attività formative per iniziativa personale e l'istituzione non ha contribuito in alcun modo al finanziamento di questo processo formativo. Le altre attività vanno tutte indicate. Quindi questa è la parte, diciamo, la sezione, diciamo, la seconda parte della sezione dedicata alle risorse umane, quindi si chiude questa parte. Vi dico anche che dal punto di vista, se riesco, ecco, dal punto di vista, diciamo, di controllo per voi c'è anche per la sezione 2 c'è un riepilogo risorse umane.
in cui praticamente potete controllare i totali del personale che avete inserito. Quindi, se avete fatto diciamo, magari avete fatto poi delle modifiche ad una parte dei requisiti, potete controllare i totali nella sezione appunto 2 come riepilogo delle risorse umane. E sulla parte del personale, diciamo che sono le sezioni sulle quali, diciamo, sono stati richiesti più chiarimenti dalle istituzioni, è proprio questa sezione delle risorse umane, e poi dopo vedremo su quella sulla parte dei servizi. Sulle risorse umane, la parte che viene indicata su questa sezione del modello, per le unità istituzionali dovrebbe chiaramente coincidere con la somma del personale che viene indicato nelle singole unità locali. Questo perché? Perché il personale viene materialmente impegnato nelle diverse unità locali in cui si articola, l'istituzione, vale a dire il personale può prestare attività presso l'unità locale sede dell'istituzione o presso le altre unità locali. Quindi il personale che voi indicate per l'unità istituzionale deve racchiudere al suo interno tutto il personale che sarà indicato nei singoli modelli delle unità locali, sia il modello che afferisce all'unità locale sede centrale dell'istituzione che tutte le altre sedi periferiche. Manca una sezione. Allora, nella parte successiva, la sezione successiva del questionario è volta all'analisi, diciamo, di acquisire informazioni sulla dotazione e l'uso delle CT nelle diverse istituzioni. Allora, no. In questa sezione vengono richieste una serie, appunto, di quesiti per cercare di capire qual è sia la dotazione dell'istituzione di apparecchiature di tipo ICT, e sia veramente l'uso che viene fatto da parte del personale dell'istituzione. Quindi vengono richieste informazioni se l'istituzione dispone o meno di una connessione internet, oppure se l'unità istituzionale dispone di una rete intranet, e in questo caso si chiede anche al quesito 4.2 qual è la percentuale del personale che ha possibilità di diciamo, utilizzare una rete intranet. Se ha un proprio sito web, quindi tutte informazioni, queste credo che siano le più semplici della prima parte della sezione 4 sulla dotazione e utilizzo di CT. Nella seconda parte, all'acquisito ancora 4.3, ancora informazioni credo che siano abbastanza semplici, perché viene richiesto se l'unità istituzionale ha un proprio sito web, e se sì, va indicato se il sito è stato realizzato nel rispetto delle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, e poi se il sito è stato realizzato nel pieno rispetto, diciamo, dei canali di accesso agli strumenti informatici dalla parte delle persone diversamente abili. Quindi questa parte più, come dire, normativa. In alcuni quesiti, come, scusate, il quesito precedente, cioè 4.2, qualora voi non vi ritroviate nelle modalità di risposta che vengono date già, come dire, preconfezionate, come nel caso del quesito 4.2, nelle modalità di risposta da 1 a 5, no? Sulle finalità della rete intranet, potete indicare una finalità diversa, quindi potete indicare come la modalità altra modalità, cioè quindi
una voce diversa rispetto a quelle indicate da noi, e in quel caso dovete indicare nel campo che vi si apre, se rispondete sì ad altre finalità, dovete indicare qual è l'altra finalità per la quale voi utilizzate la rete intranet. Vi sono anche, questo come in generale, alcuni quesiti, come in questo caso il 4.2, quelli di questa sezione, ai quali dovete rispondere a tutte le modalità di risposta, vale a dire anche quando la risposta è negativa, cioè alle singole modalità non vi riconoscete in una serie di risposte da fornire, è sufficiente che indichiate, ma dovete indicarlo no a tutte le modalità di risposta dove è prevista, appunto, di rispondere o in modo positivo o negativo. Dopo il 4.3, che fino ad ora, appunto, diciamo, ci sono altri quesiti, che è il quesito 4.4, cioè se l'istituzione è collegata con reti di comunicazione accessibili ad altre istituzioni pubbliche o private accreditate. In questo caso va indicato se è collegata al sistema pubblico di connettività, e poi vengono a seguire, vi sono altri quesiti, sempre che riguardano dei CT più specifici, quali ad esempio se l'unità istituzionale è sede dello sportello unico per le attività produttive, o se l'unità istituzionale è sede di uno sportello unico dei servizi al cittadino. Quindi, ci sono una serie di quesiti che vanno appunto dal 4.4 sino al 4.7, in cui si chiede ulteriormente di specificare quali sono le apparecchiature, diciamo, di tipo ICT che vengono utilizzate, diciamo, dall'amministrazione, come il 4.7, in cui si richiede, rispetto a una serie di strumentazioni, strumenti informatici, ti richiede di indicare se l'unità utilizza questi strumenti, e nel caso indicare la loro numerosità. Sappiamo che in questo caso può in alcuni casi diventare complesso diciamo, la risposta, però centralmente l'istituzione dovrebbe essere in grado di indicare quali sono tutti gli strumenti che vengono utilizzati presso la propria istituzione. A questi quesiti sono il quesito appunto 4.7, e poi ancora il 4.9, in cui si chiede di indicare quali sono i canali che l'unità istituzionale adotta per comunicare con gli utenti, e qui ci sono ancora una serie di sono previste diverse modalità di risposta. Sono previste diverse modalità di risposta, e va indicata una risposta per tutte le modalità previste, cioè indicando sì o no, e anche in questo caso, è possibile, qualora non vi troviate nelle 11 modalità o ne abbiate ulteriore, potete indicare altro, solo se diverso appunto da quelle chiaramente indicate sopra, no? E quindi va specificato quali sono gli altri canali eventualmente utilizzati. Poi c'è il quesito 4.10, nel quale viene richiesto di indicare se l'istituzione ha fatto ricorso ad aste e gare elettroniche, negozi online o mercato elettronico. Il negozio online, la differenza tra negozio online e mercato elettronico è che il mercato elettronico c'è la possibilità anche di comparare i prezzi più convenienti nel mercato che offre un determinato prodotto o servizio. Nel negozio online io sono già entrata in un determinato, come dire, vendita online, quindi sono già entrata, ho già fatto una scelta, diciamo, nel negozio online rispetto al mercato elettronico. E questa è un'informazione che ci interessa
Mi interessa acquisire per capire quanto appunto negli acquisti, nei procedimenti di acquisto, le istituzioni effettivamente si avvalgono di strumenti anche innovativi che potrebbero consentire anche una comparazione, possono consentire una comparazione dei costi e quindi anche un'efficienza del funzionamento delle istituzioni pubbliche. La sezione successiva, e questa è la parte che poi credo che sia rilevante soffermarsi su alcuni aspetti di questa sezione, perché poi la parte sui servizi è maggiormente declinata a livello di unità locale. Con questa rilevazione uno degli obiettivi è proprio anche quello, oltre di fare una fotografia, diciamo, sull'unità istituzionali locali alla data del 31 dicembre 2011, sulle risorse umane chiaramente coinvolte, e anche cercare di capire quali sono i servizi che vengono completamente erogati dalle istituzioni pubbliche. E questa parte sui servizi è presente su quest'ultima sezione del modello per le unità istituzionali, e poi quando si passa al modello per le unità locali si entra maggiormente nel vivo, perché viene richiesto di indicare anche delle informazioni più di dettaglio per singolo servizio, cioè vale a dire quando si arriva al modello per unità locali. Per ciascuno dei cinque servizi più rilevanti che vengono individuati dalle istituzioni, si aprono sostanzialmente cinque modelli, cinque schede, moduli, diciamo, di profilo del servizio, nei quali che vanno compilati, in cui vengono richieste informazioni, diciamo, più di dettaglio per alcune tipologie, per le tipologie di servizio che sono indicate. Cioè, per ciascun servizio che è indicato si apre un modello e quindi vengono richieste informazioni per quel afferenti a quel servizio. Questa è la parte conclusiva, diciamo, del modello per le unità istituzionali. Il 5 punto è chiesto di indicare se l'unità istituzionale eroga servizi a consumo collettivo, e poi il quesito successivo, se l'unità istituzionale eroga i servizi su richiesta dei singoli utenti, cioè a consumo individuale. Sappiamo che anche dalle vostre, da molte richieste di chiarimenti che sono pervenute, che vi possono essere alcuni servizi che sono di fatto hanno utenza sia individuale che collettiva. Noi abbiamo interesse a rilevare, avere informazioni su quelle che sono a consumo individuale, sul quale si focalizzano poi i quesiti del modello per le unità locali. Vale a dire, a seguito del quesito al 5.1 viene richiesto di avere l'informazione se l'istituzione, l'unità istituzionale eroga servizi a consumo collettivo. E nei quesiti, invece, nel quesito successivo, e quindi anche a quelli a seguire, vengono richieste informazioni soltanto per i servizi a consumo individuale, cioè a richiesta dei singoli utenti, siano essi cittadini, imprese o altre istituzioni, eventualmente anche istituzioni del no profit. Quindi, se viene indicato che l'istituzione eroga servizi su richiesta di singoli utenti, quindi viene esposto sì alla prima parte del quesito 5.2, l'istituzione è tenuta poi a indicare quali sono i destinatari di questi servizi, se sono cittadini, imprese o istituzioni. L'impresa potrebbe indicare anche più modalità di risposta, no? Potrebbe anche indicare che eroga servizi contemporaneamente sia cittadini che imprese e istituzioni. Infatti qui non sono escludenti, cioè è possibile dare una risposta positiva a tutti i quesiti, no? Nei quesiti successivi, cioè vale a dire il quesito 5.3 e quelli che ne seguono, vengono richieste informazioni più di dettaglio. Per esempio, il 5.3 viene richiesto di indicare quante carte di servizio ha adottato l'unità istituzionale, e anche qui sono indicate una serie di modalità di risposta, e
bisogna rispondere a tutte le modalità di risposta perché prevede sempre l'opzione sì e no, ed è possibile indicare anche l'opzione altro e quindi in quel caso specificare di quale altra carta di servizi l'istituzione ha adottato, quale altra carta di servizi l'istituzione ha adottato. Questa parte sulla sezione sui servizi chiude il questionario per la parte che compete l'unità, esclusivamente l'unità istituzionale, quello di cui è tenuto unicamente l'incaricato del coordinamento i suoi collaboratori, e questo quesito, diciamo, sulla parte dei servizi, rappresenta anche un ulteriore collegamento tra il modello per le unità istituzionali e il modello per le unità locali. Sul modello delle unità locali, per la parte del modello per unità locali che riprende i quesiti, diciamo, già ripercorsi, seppur un po' velocemente, sulla unità istituzionale, e intendo soffermarmi soltanto su alcuni snodi più importanti per quanto riguarda la parte sui servizi per il modello unità locale, che poi apre la possibilità di compilare la scheda del profilo del servizio, cioè i moduli per ciascuno dei servizi che vengono indicati dall'istituzione. Quindi Final. Allora, Un attimo, interrompo semplicemente per dire che sono arrivate centinaia di domande e allora proporrei se la dottoressa Nardello è d'accordo di chiudere brevemente quest'ultima parte che tanto è conclusa e poi lasciare una mezz'oretta di domande e risposte per iscritto. Quindi direi di tagliare quella voce che avevamo previsto e la dottoressa Nardello e le altre persone del censimento si dedicheranno a rispondere a tutte le domande. E cercare insomma di evadere in questa mezz'ora il maggior numero possibile di domande che stanno arrivando. E se non ottenete risposta alle domande, siete pregati di non riproporle, semplicemente ci vuole il tempo tecnico di leggere le domande e rispondere. Sono veramente centinaia, non le vedete tutte, vedete soltanto quelle a cui è già stato risposto. Quindi le vostre che ponete, aspettate pazientemente, cortesemente che vi sia data una risposta, non riproponetele. Chiudo, scusate, lascio la parola alla dottoressa Nadeo. Allora, riprendo a questo punto velocemente per cercare di dare spazio alla parte sui quesiti. Qui ho aperto la prima parte sul modello, cioè la parte che ci interessa, diciamo, come dicevo prima, sul modello per le unità locali, vale a dire la parte dei servizi, perché la parte che precede sostanzialmente sono le informazioni, non c'è tempo di ripercorrere puntualmente tutto il questionario. Mi soffermerei su alcuni aspetti che ritengo molto importanti per una corretta compilazione del modello per le unità locali. Qui è proiettata il questionario, la parte del questionario che attiene alla sezione sui servizi, che è la parte di chiusura, diciamo, la sezione di chiusura del modello per le unità locali. Scusate, un solo chiarimento per quello che precede, diciamo, la parte dei servizi. L'unità istituzionale per quanto riguarda l'attività economica, perché l'unità istituzionale ha indicato ai quesiti che abbiamo visto prima quali sono l'attività principale e le due attività secondarie dell'istituzione. Le unità locali possono svolgere diverse altre attività distinte, diciamo, rispetto all'attività principale dell'istituzione. Quindi, diciamo che mentre per quanto riguarda le attività principali dell'istituzione, in alcuni casi noi abbiamo, come dire, precaricato l'informazione relativa a una descrizione dell'attività economica principale dell'istituzione, che comunque voi siete liberi di cambiare se non vi ritrovate in quella descrizione.
Nel caso delle unità locali non è nulla di precompilato perché le unità locali possono svolgere le più diverse e disparate attività economiche, quindi è in capo direttamente all'istituzione individuare, quindi non troverà il campo precompilato. Questo è soltanto un chiarimento rispetto come differenza rispetto al modello per le unità istituzionali, dove in alcuni casi il campo può essere compilato. In ogni caso, tutti i campi che sono anche precompilati, siete liberi di cambiarli, modificare con quello che ritenete opportuno. E quindi il materiale che avete per individuare una corretta individuazione, diciamo, della vostra attività economica, potete consultare la classificazione di attività economiche, ma indicare una descrizione, no? Quindi non indicare il codice, ma una descrizione dell'attività economica che svolgete. E detto questo, per quanto riguarda la sezione 2 dei servizi, che è appunto uno degli obiettivi, diciamo, di questo censimento, capire appunto quali sono le modalità di erogazione, quali sono i servizi e quali sono le modalità di erogazione di determinati servizi, con questa schermata vedete che al quesito 2.1 viene chiesto di indicare se l'unità locale. Quali sono i compiti che svolge l'unità locale? Indirizzo e coordinamento, funzionamento e istituzionali. Qui non abbiamo una versione, diciamo, via web che comunque che poi avrete sotto mano quando procederete alla compilazione o completerete, mi auguro, la compilazione via web. Ma vi dico che per ciascuna di queste tre modalità di risposta, indirizzo e coordinamento, funzionamento istituzionali, è possibile indicare anche l'intensità, cioè se svolgete quel compito in maniera esclusiva oppure prevalenza o in maniera residuale, cioè potete indicare anche l'intensità con cui svolgete quel compito. Questo quesito in realtà è una corretta compilazione a questo quesito è cruciale per poi andare alla sezione successiva. Perché? Perché se viene indicato che l'istituzione, che l'unità locale, scusate, siamo nel modello per le unità locali, se viene indicato che il modello per l'unità locale non svolge nessun compito di natura istituzionale e neanche in maniera residuale, la parte successiva non verrà compilata. Quindi la compilazione termina. Termina vuol dire che non verrà compilata la scheda del profilo del servizio, cioè che la scheda di servizio è richiesta individuale. Quindi è importante che sia molto chiaro come va compilato come va data la risposta a questo quesito. Ora, come compiti di indirizzo e coordinamento, penso che non ci sia difficoltà quali sono i compiti di indirizzo e coordinamento in capo appunto alle diverse unità, siano esse istituzionali o locali. Il compito di funzionamento vuol dire sostanzialmente che quella unità locale svolge un compito, come dire, a rilevanza interna per il funzionamento diciamo, dell'apparato amministrativo-organizzativo dell'amministrazione, ma che non ha impatto verso l'esterno, quindi non ha un'utenza esterna, è semplicemente un'attività di supporto per la gestione di una serie attività di tipo sostanzialmente interno, come può essere anche il CED oppure altre organizzazioni di magazzino rivolte all'interno, cioè che sono volte a soddisfare richieste per poter effettivamente erogare un servizio, ma un passaggio intermedio, diciamo, dell'istituzione, non ha un impatto esterno. Invece al quesito, alla modalità di risposta, compiti istituzionali, è proprio il compito che in maniera istituzionale, in modo istituzionale, l'istituzione adempia a tali compiti e come tale, se sta a risposta, come ci aspettiamo, molte unità locali, alla modalità 3, seppure in maniera residuale, ai quesiti successivi va proseguita la compilazione nei quesiti successivi. Per quanto riguarda un chiarimento in merito diciamo, alla parte sui compiti, c'è una descrizione diciamo, sui compiti, viene indicata nella guida alla compilazione quali sono i compiti che rientrano tra quelli di indirizzo e coordinamento, funzionamento,
diritto e, istituzionali e quindi spero che questo possa essere compreso, questo messaggio, in maniera tale poi da procedere nei quesiti successivi e indicare effettivamente la parte sui servizi. Il quesito 2.2, quindi, che va compilato quando viene indicato che l'istituzione svolge, anche se in maniera residuale, scusate, l'unità locale svolge, anche se in maniera residuale, i compiti di natura istituzionale, si chiede di indicare se l'unità locale assicura l'erogazione di servizi su richiesta di singoli utenti. Assicura l'erogazione vuol dire che l'istituzione è in grado di assicurare, vuol dire garantire un servizio e questo prescinde dal fatto se questo servizio viene gestito internamente all'istituzione, all'unità locale, oppure l'istituzione si avvale anche di personale esterno, comunque il servizio viene gestito, dato in affidamento anche a terzi, però l'erogazione del servizio è assicurata dall'istituzione. Quindi, alla parte successiva, diciamo, del quesito, viene richiesto di indicare quali sono i destinatari dei servizi, cioè se sono cittadini, imprese, istituzioni. E poi nella parte successiva viene richiesto, sempre di questo quesito, viene richiesto di indicare in dettaglio di quale servizio si tratta. Allora, rispetto ai servizi è possibile indicare fino a un massimo di 5 servizi. Questo vuol dire che l'unità locale può indicare anche un solo servizio, non c'è nessun problema, non è che deve individuarne necessariamente 5, fino a un massimo di 5. La compilazione di questo quesito è un pochino articolata perché prevede di indicare, innanzitutto, individuare la categoria del servizio. Qui ci sarà la possibilità, via web, c'è la possibilità di scorrere, diciamo, dei menu a tendina in cui le istituzioni, cioè i referenti di unità locale, devono indicare qual è la categoria del servizio, quindi la categoria, diciamo, anche macro in cui si colloca il servizio. E ci sono, è possibile, non lo posso far vedere per un'impossibilità tecnica di andare sulla parte web in questo momento, ma dal punto di vista web è possibile in questo menu a tendina scorrere il menu a tendina e selezionare diverse modalità dentro la categoria servizi. Qualora in questa descrizione la categoria del servizio non vi ritrovaste, potete indicare la modalità altro, quindi in realtà la modalità altro in molti casi è utilizzata, quindi non c'è nessun problema, però in questo caso va a fianco alla modalità altro, dovrà nella colonna di destra, vale a dire dove intestata con principali servizi erogati, va anche qui indicato di specificare di cosa si tratta. Quindi di quale servizio? In sostanza, la prima colonna identifica la categoria in cui si colloca il servizio. La seconda colonna, sempre che menu a tendina, va chiarito qual è il servizio effettivamente reso. Dopodiché vanno indicate nelle altre due colonne, va indicato il numero di personale dedicato a quel servizio, impegnato per l'erogazione di quel servizio e il numero degli utenti. Allora, su questo aspetto mi soffermo un momento perché credo che sia importante, perché l'unità locale potrebbe erogare una serie di servizi, magari superiori a 5. Deve fare una selezione sulla base del criterio degli utenti effettivi. Per utenti effettivi si intende coloro che hanno usufruito del servizio e, ad esempio, l'utente che ha usufruito di una richiesta si è rivolta a uno sportello e poi dopo è tornato nuovamente allo sportello per chiedere un ulteriore chiarimento, quell'utente viene conteggiato due volte. Quindi questo è l'utente effettivo, il numero di utenti che effettivamente hanno usufruito del servizio, perché anche se si è rivolto due volte, va, in questo caso andrebbe conteggiato due volte, correttamente due volte. Quindi questo è il numero degli utenti e in alcuni casi, cioè come ci è stato
segnalato da diverse istituzioni, avete difficoltà, ci rendiamo conto, a individuare il numero degli utenti. In alcuni casi dovete fare una stima degli utenti di un dato servizio, ma comunque riuscire a individuare quali sono i potenziali gli utenti di un servizio è importante per capire anche la rilevanza del servizio, e quanto quel servizio poi ha effettivamente funzionato. Nella colonna accanto viene chiesto di indicare il numero di personale che è dedicato al servizio. Qui è importante fare una precisazione perché fino ad ora diciamo, tutto il personale di cui in qualche modo si avvale l'istituzione, ma che non è personale proprio, né personale, cioè non, che non fa parte del personale effettivo in servizio, vale a dire non è indicato né tra il personale dipendente né tra quello non dipendente, perché il personale di cui si avvale una struttura esterna alla quale l'istituzione ha affidato, ha dato in affidamento un determinato servizio. Il personale di questa impresa, istituzione no profit non va rilevato dall'istituzione pubblica, cioè l'istituzione pubblica deve rilevare il proprio personale effettivo in servizio e non deve indicare anche il personale che può trovarsi fisicamente, anche in maniera abbastanza stabile, diciamo, nei propri locali, ma che appartiene, afferisce ad una ditta esterna, quindi alla quale l'istituzione ha dato in affidamento l'erogazione di un certo servizio. Quindi, tutta la parte sul personale, l'istituzione nella compilazione, diciamo, della sezione sulle risorse umane non deve indicare il personale che non attiene al proprio personale effettivo in servizio. Qui invece, diciamo, quando entriamo nella erogazione del servizio, va indicato come personale che è dedicato all'erogazione del servizio anche il personale diciamo, il personale delle altre istituzioni o delle altre imprese che svolgono effettivamente quel servizio, vale a dire il personale che è impegnato concretamente nell'erogazione del servizio. Quindi va indicato sia il personale effettivo in servizio, potrebbe capitare un servizio che viene erogato sia dall'istituzione, sia avvalendosi di una struttura esterna. In quel caso qui va indicato il personale che complessivamente è dedicato sia dall'istituzione che esterno, che è dedicato all'erogazione di quel servizio, per capire anche la rilevanza di questo servizio, anche in termini di personale coinvolto. Dottoressa Naddeo, scusi se intervengo, sono Andrea Mochi. Visto la quantità enorme di domande che stanno arrivando, se riusciamo magari a concludere Sì, questa presentazione in maniera da poi poter perfetto. dedicare qualche decina di minuti. Perfetto, sì, io ho chiuso, Prego. era tanto questo aspetto su cui sono arrivati più quesiti. Prego. Diciamo 5 minuti. Possiamo procedere con la conclusione della presentazione per poi poter lasciare anche Ok, spazio no, dopo. non avevo capito. Allora, io su questa parte in realtà avrei chiuso, mi premeva fare questa precisazione per quanto riguarda i servizi e per quanto riguarda l'indicazione del personale, perché sulla parte sezione del personale, lo ribadisco per chiudere, va indicato solo il personale effettivo in servizio dell'istituzione, mentre per la parte dei servizi va indicato, siccome va indicato anche quello che viene, il servizio che viene gestito anche da altri, e nel questionario sono indicate le modalità anche esterne diverse di erogazione del servizio, quando ci si avvale di altre strutture. In questo caso va indicato nell'indicazione dei 5 servizi più rilevanti, va indicato anche il personale che viene impegnato dall'istituzione TED, dalla ditta esterna o dall'altra impresa alla quale è stato affidato il servizio. Quindi io avrei Benissimo. chiuso in maniera da dare spazio.